Nuova Pescara. La seduta in Consiglio regionale questa mattina sulla modifica della legge 26 del 24 agosto del 2018 si preannuncia articolata. Lo slittamento al 2027 del processo di fusione della proposta è il cronoprogramma, così come indicati dal primo firmatario, dal Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, continuano a non piacere alle opposizioni e a poche ore dal voto emergono gli attriti più evidenti. Speriamo quindi che non ci sia discrezionalità del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, che hanno interessi politici e che già dovevano fare in base alla precedente legge del 2018. Chiediamo di riempire tutto il tempo che va dal 2024 al 2027 per fare in modo che nel 26 non ci si trovi nella situazione di oggi, cioè a prospettare un altro rinvio. E chiediamo che lo statuto, che è fondamentale per associare le funzioni della legge del Rio, sia una condizione principale per poter andare oltre il 2024. A questo si aggiunge la sorpresa dei servizi, che rappresentano fondamentalmente la fusione vera, non quella raccontata sulle carte, cioè il funzionamento della macchina amministrativa che deve mettere insieme i tre comuni. Associare due funzioni, sono scese da 3 a 2, oggi è la sorpresa di oggi, per andare al 2027, poi chiedere che nel 2026 se ne associino altre 2 significa sostanzialmente che nel 2026 forse avremo associato 4 delle 11 funzioni necessarie a raggiungere la Nuova Pescara. La discrezionalità di Presidente di Giunta e di Presidente di Consiglio è uno scoglio importante. La discrezionalità non c'è ed è una sciocchezza che qualcheduno dice, perché siccome la lingua italiana è ricca di termini ma anche abbastanza chiara, quando c'è scritto che le strutture regionali attestano l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi e quindi avvenuto raggiungimento degli obiettivi, vuol dire che ci sono 2 dirigenti con lauree prese con ottimi voti, che hanno vinto concorsi e che hanno responsabilità pubbliche, che attestano o non attestano, quindi la discrezionalità da parte mia e di Marsiglio non esiste. Anche il Movimento 5 Stelle ribadisce la sua posizione. Abbiamo presentato centinaia e centinaia di emendamenti per cercare di far rispettare una legge regionale e la volontà popolare, punto, non c'è altro da dire e da aggiungere. La Nuova Pescara va votata perché? Va votata perché si è già perso troppo tempo. Io credo che si arriverà comunque in giornata a questo voto e posso dire, avendo perso un altro mese in commissione con un ostruzionismo che io non ho fatto ma che si è rivelato fine a se stesso.